Una simulazione vera e propria del gioco d'azzardo per quasi 1.500 studenti delle scuole superiori dell'Aretino è il progetto portato avanti dalla rete interistituzionale contro le ludopatie, che vede in campo prefettura, ASL, associazioni del territorio, forze dell'ordine. Per una settimana i ragazzi sono stati ospitati nel salone d'onore della prefettura di Arezzo, che si è letteralmente trasformato in una sala da gioco d'azzardo. E si è cercato, attraverso questa full immersion, in questa dimensione di gioco, di far conoscere ai ragazzi quelle cose, quegli aspetti sui quali magari non ci si sofferma. Quindi quali sono i meccanismi su cui si basa il gioco, quali sono come viene realizzato un gioco, quali sono gli algoritmi matematici che sono alla base di un gioco, e anche farli riflettere e quindi dare consapevolezza su quelli che possono essere i potenziali rischi, perché fin tanto che il gioco è consapevole e rientra, come dicevo, nell'ambito dei rapporti sociali, chiaramente non c'è nessun campanello d'allarme. Quando questo confine viene superato e si crea un legame tossico con il gioco piuttosto che con le altre dipendenze, è chiaro che si hanno delle alterazioni e del comportamento e della vita proprio del soggetto, in questo caso dei ragazzi, del modo di rapportarsi con gli altri, e si arriva all'isolamento e insomma a delle conseguenze veramente gravi. Un modo per sensibilizzare i giovanissimi sul tema delle ludopatie, oggi a prevalere il gioco online, nel quale è difficile stabilire se chi vi accede è maggiorenne oppure no. Si inizia infatti a giocare, secondo i dati del SERD, già alle scuole superiori. In maniera preoccupante si è spostato molto sull'online, e questa parte a livello nazionale ha raccolto già più del 50% dei 140 miliardi circa giocati, diventa più difficilmente recuperabile, anche perché la presenza incontra persone che possono dissuadere, possono intervenire, possono rendere più difficile l'esperienza di gioco. L'online è decisamente più drammatico nelle conseguenze. L'online è più difficile capire quando si comincia a giocare. Certamente però puntate a gratta e vince, le lotterie istantanee o ad altre forme di gioco sono anche nei minori, per cui l'azzardo, ci dice una ricerca di ARS Toscana, dell'Agenzia Regionale Toscana, comincia con una raccolta elevata nei ragazzi e le ragazze aretine già con la prima superiore. Una parte importante dei ragazzi alle scuole secondarie ha con il gioco un atteggiamento confidente.